Oggi necessito filtro per parlare con voi. Niente, volevo raccontarvi una cosa che ho visto ieri mattina, che mi è successa ieri mattina. Praticamente tornando a Milano in macchina, e 3, 4, 5, 6 metri davanti a me, praticamente un camion, un rimorchio, evidentemente per un colpo di sonno, ha sbandato dalla corsia di destra, attraversando quella centrale, finendo su quella di sinistra e schiantandosi di brutto sul guardrail, e nell'impatto ha coinvolto due macchine che stavano arrivando dietro di lui. E a parte per lo shock iniziale e a parte ringraziando il cielo che la persona che guidava è stata sveglissima nello scansare la situazione, e tra l'altro mi hanno riferito anche che queste persone stanno bene, tra virgolette, nel senso che non è accaduto niente di così grave. Poi per tutto il giorno ho pensato quanto veramente sia precaria la nostra vita tutti i giorni, nel senso anche nelle piccole azioni che facciamo, mettiamo a repentaglio la nostra vita senza che neanche ce ne accorgiamo, attraversando la strada, ma chi guida tante ore in autostrada per lavoro, quando usiamo il telefono in macchina, non ce ne rendiamo conto, ma sono questioni di attimi in cui tutto può succedere e può cambiare tutto. Quindi mi raccomando, attenzione sulle strade, specialmente attenzione. Ti volevo dire una cosa: finché uno mangia e due si assopita, non so dove. Vi volevo dire che domani io e Adelaide cominceremo Pilates. Sei carica? Carichissima. Si vede.